Finalmente, dopo mesi di didattica a distanza, gli studenti, nella giornata di ieri, 14 settembre, hanno ripreso l'attività scolastica in presenza, seppur in modo completamente nuovo. La convivenza con il coronavirus, infatti, ha sicuramente modificato le abitudini di tutti, dalla scomparsa del compagno di banco alla mascherina alle rigide disposizioni da rispettare per preservare la salute propria ed altrui. Nonostante le difficoltà della ripresa e dai timori che la pandemia porta con sé, i ragazzi si dichiarano pronti ed anche contenti nell'affrontare questa nuova esperienza. Com'è andato questo primo giorno di scuola? Insomma, mi sono trovato abbastanza bene, anche se i banchi sono separati, comunque è fattibile. Ci stiamo abituando, non è stato facile, però dai. Abbiamo la maturità. È molto complicato. Esatto. Molto. Trovate quelle nuove disposizioni, sono difficili da rispettare? Sì, ci sentiamo un po' vincolati, diciamo. Non possiamo uscire di fuori e dobbiamo sempre stare seduti. Ci aspettavamo peggio. Quindi dai, va bene. L'importante è essere tornati a scuola. Sì, sì. Insomma, rispettare tutte le normative è difficile che sono attualmente con questo coronavirus, però la scuola sembra abbastanza preparata in alcuni casi, in altri un po' meno, però è bello riprendere e tornare a scuola dopo tanto tempo che non si va. Sì, è andato bene, il distanziamento diciamo che c'è come ce l'aspettavamo, soltanto che ci dobbiamo un po' abituare perché non è proprio come gli anni scorsi, quindi vabbè, troveremo comunque il metodo di finire quest'anno. Anche perché il quinto è importante e noi ci impegneremo e anche i prof vedo. Meglio didattica a distanza o quindi meglio essere in presenza? No, molto meglio essere in presenza, nettamente. Perché la didattica a distanza secondo me non funzionava per niente. Perché alla fine a casa ti distrai, c'hai milioni di distrazioni e tutto quanto, le connessioni non prendono, i professori non sanno usare computer e tutto quanto. Quindi molto meglio la presenza e così sta funzionando, dai. Non c'è più il compagno di banco, quindi? Vabbè, ma comunque il distanziamento non è così grande, quindi si può comunque conversare con gli altri. Senza compagno di banco, come ci si trova? Insomma, è un po' più difficile passare le ore scolastiche senza avere qualcuno con cui confrontarsi, però comunque sia, dai, si fa. Non è la fine del mondo, però è più difficile naturalmente. Inoltre, per quanto riguarda i trasporti, i pareri dei ragazzi sono discordanti. Il trasporto alla fine è come ogni anno, non cambia poco, basta solo mettere la mascherina. Con i trasporti come vi siete trovate invece? Io perlomeno bene, perché comunque c'è l'autobus, è sicuro, bene. Invece no, per me è più complicato, perché comunque le corriere sono piene, quindi cioè un po' di assembramento si fa comunque. Avete un po' paura oppure tutto tranquillo secondo voi? No, un po' di paura, l'abbiamo, però comunque non si può neanche vivere sempre bloccati da questa cosa, quindi un pochino di paura. Dai, ci si prova. Cerchiamo di rispettare le regole. Cerchiamo di rispettarle.